Venite a visitare la nuova sede di Porta Portese in Viale Fortore 11, dove potete trovare prezzi concorrenziali su tante soluzioni di arredamento. Cucine prestigiose della Papandrea, camerette della Valentini, camere da letto modello Musa. Porta Portese, nuova sede in Viale Fortore 11. Allora, non esitate, veniteci a trovare, perché da noi troverete cucine a 900 euro, camere da letto 500 euro, camerette a 300 euro. Porta Portese, la qualità a prezzi irripetibili. Gentili telespettatori, buonasera, benvenuti a questa quarta puntata di Figli di un Calcio Minore in diretta dagli studi di Teledauna, dove parleremo del calcio dilettantistico nei vostri salotti. Parleremo naturalmente delle squadre di capitanata impegnate nei campionati partendo dall'eccellenza pugliese ed arrivando fino alla terza categoria provinciale. Lo faremo insieme ai nostri ospiti in studio, che vado a presentare partendo da un nostro amico, un amico della trasmissione, Luca Caporale. Grazie per essere con noi. Buonasera. Buonasera anche al segretario dell'USD Ortanova, Gerardo Gallo. Buonasera. E Ortanova, che rafforza la sua presenza quest'oggi qui negli studi di Figli di un Calcio Minore, con Savino Inganamorte. Buonasera. Buonasera a voi e grazie per essere intervenuti a questa trasmissione, dove parleremo naturalmente delle vicende di tutte le squadre di calcio impegnate nei campionati dall'eccellenza alla terza categoria, ma ci soffermeremo soprattutto anche sulle vicende dell'USD Ortanova per vedere questa bellissima fase iniziale di questo campionato di seconda categoria. Ma naturalmente cominciamo andando a vedere i risultati dell'eccellenza pugliese di questa nuova giornata, che ha visto purtroppo la sconfitta dell'Audace Cerigno, la sconfitta che comunque non è costata alla squadra di mister Pizzulli il primato in classifica, come vedremo più in là. Atletico Corato, Audace Cerignola 1-0 per questa undicesima giornata. Atletico Tricase Copertino sospesa. Atletico Vieste Terlizzi 2-0. Gallipoli Atletico Mola 3-2. Manfredonia Polimeni 3-3. Pro Italia Galatina San Severo 2-2. Quartieri Uniti Bari Libertas Molfetta 1-1. Real Aracale Manduria 0-0. Per una classifica che vede ancora in testa l'Audace Cerignola insieme a Libertas Molfetta con 23 punti. Gallipoli 20, San Severo 18, Terlizzi e Quartieri Uniti Bari 17, Manfredonia 16, Atletico Mola, Atletico Vieste, Pro Italia Galatina 14 punti, Polimnia 13, Copertino 11, Atletico Tricase e Manduria e Atletico Corato a 9 punti, Real Racale 7. Naturalmente non possiamo non partire dalla sconfitta del Cerignola. Luca, perde il Cerignola la partita di campionato contro l'ultima, ormai ex ultima in classifica, ma non perde il primato. Non perde il primato fortunatamente, ma perde questa partita che poteva tranquillamente portare in porto, forse perché giocava contro l'ultima in classifica, e poi quando giochi contro l'ultima cala un po' l'attenzione e la concentrazione in campo da parte della squadra che scende in campo come la naturale favorita, come la squadra capolista. Tra gli altri risultati mi sorprende comunque il pareggio interno del Manfredonia 3-3 con il Polimnia, perché comunque veniva dal cambio di allenatore, il cambio di allenatore vuoi per tante motivazioni deve comunque dare uno sprono ulteriore. Poi ci sono tanti problemi a Manfredonia, e domenica ci sarà proprio il derby a Cerignola tra Audace e Manfredonia. E cosa ti aspetti da questo derby? Vedi una squadra favorita sull'altra? Guarda, sicuramente il Cerignola non può più sbagliare, perché dopo aver perso con l'ultima in classifica deve dimostrare ai suoi tifosi di vincere il derby, di dare la soddisfazione di vincere il derby, di continuare la lotta al vertice, perché negli ultimi anni abbiamo visto come sono andate le cose per quanto riguarda la lotta al vertice. Anche il punto perso, anche una partita del genere può risultare decisiva in virtù del fatto che giochi contro squadre forti come Gallipoli, come Molfetta, e che sono lì a tenerti difficile la vita, perché giocherai il derby ma dovrai far fronte a queste partite difficili. Ma Gallipoli già l'ha affrontato, però speriamo che comunque si guadagni qualche punto di vantaggio, perché nel girone di ritorno non è mai facile tenere testa. Andiamo adesso sul versante sanseverese, perché la squadra del duo Rufini-Ferrara è riuscita nuovamente ad ottenere un risultato positivo, un pareggio, però forse dopo l'esploa iniziale questi pareggi possono cominciare a dare un po' fastidio alla classifica, anche se ricordiamo che il Sansevero non è neopromossa. È una neopromossa, c'è un bel progetto, vengono dalla seconda categoria addirittura e sono arrivati fino ai margini del campionato di vertice dell'eccellenza pugliese, sono lì in quarta posizione anche loro. Dobbiamo parlare del Gallipoli che
20 punti, ma il San Siro è 2 punti distanti dal Gallipoli e 5 dalla vetta, quindi sta là. Poi che non devono raggiungere per forza il primo posto, possono tranquillamente giocarsi i playoff, possono tranquillamente giocarsi il vertice della classifica, però come prima stagione di eccellenza va bene così, secondo me può andare già bene. E poi c'è questo Atletico Vieste che è ritornato alla vittoria, un Atletico Vieste tornato, che aveva qualche piccolo problema, ma domenica è ritornato alla vittoria, un risultato importante, un Vieste che comunque non ha un organico che rispecchia quella classifica, un organico sicuramente superiore. Sì, un organico superiore e soprattutto deve tenere fede di quanto accaduto negli ultimi anni. L'anno scorso la salvezza è stata davvero difficile da raggiungere, quindi ben venga già una posizione di centroclassifica con 14 punti, è già un buon risultato. E vogliamo fare i complimenti proprio per quanto riguarda l'Atletico Vieste, vogliamo fare i complimenti ad un giocatore in particolare che probabilmente farà il salto di qualità dall'Atletico Vieste e passare alla CD Foggia Calcio nel campionato di Serie D. Stiamo parlando di Antonio Compierchio, lui è un nostro amico di questa trasmissione, è stato ospite da noi più volte, a lui va il nostro in bocca al lupo perché vestire la maglia rossonera, ritornare a vestire la maglia rossonera per lui che è un foggiano doc nato a Candela, il ragazzo era anche all'interno del vivaio, è cresciuto nel vivaio rossonero, quindi ritornare a vestire la maglia del Foggia significa davvero aver ottenuto un risultato importante. Questa è la nostra prima parte di trasmissione, ci soffermeremo come abbiamo detto sulle vicende dell'Ortanova e voglio subito fare un balzo ad Ortanova perché il campionato dell'Ortanova è partito davvero molto molto bene, Ortanova che comincia a macinare i primi risultati, un Ortanova che comunque ha un progetto molto molto più ampio, vero Gerardo? Sì. Un progetto che viene da lontano, viene dall'anno scorso perché abbiamo riportato l'entusiasmo e il calcio prima di tutto ad Ortanova che mancava da qualche anno. E dicevi tutta questa parte di campionato partita bene, proprio le prime tre partite insomma, non proprio benissimo. Siamo partiti con una sconfitta a Troia che ci poteva anche stare perché il Troia che ho visto nelle immagini televisive insieme al mister Lionetti contro la Vicarius ha dato una dimostrazione di saper giocare bene al calcio, è una dimostrazione di forza, è una bella squadra, quadrata e forte in tutti i reparti. Poi in casa con il Castelluccio dei Sauri, partita nella quale siamo andati in vantaggio con un calcio di rigore di Gervasio, abbiamo avuto l'espulsione, abbiamo giocato per un'ora abbondante in 10 contro 11, ma posso dire che è stata una partita. Scusami, ancora capito perché è stato espulso Gervasio a distanza di qualche mese. E se non l'hai capito tu, ci resta anche difficile a noi. A me resta difficile sotto un altro aspetto, perché se hai un rigore a favore e ti espello e viene espulso il centravanti che su cui è stato fatto il fallo da rigore. È una cosa inspiegabile, veramente inspiegabile. Dovrebbe succedere il contrario, ci dovrebbe essere il fallo o d'ammonizione oppure di espulsione del difensore che ha creato ha propiziato il fallo, però siamo riusciti a realizzare il rigore, siamo andati in vantaggio e poi abbiamo fatto una partita entusiasmante per spirito di sacrificio, per rabbia agonistica, per grinta, per determinazione, ma veramente con il coltello tra i denti. Fino alla fine abbiamo subito anche il ritorno del Sauri che è una squadra molto forte, fisica, anche se poi nelle successive giornate abbiamo visto che ha avuto dei risultati altalenanti, ma con noi ha giocato un'ottima partita e nonostante in 11 contro 10 in certe situazioni nel finale abbiamo sfiorato con delle ripartenze in contropiede anche una vittoria a quel punto insperata proprio. Poi a Cagnano Varano abbiamo fatto proprio il De Profundis, perché con tutto il rispetto per la squadra del Cagnano Varano, che non credo che abbia le qualità tecniche e agonistiche uguali alla nostra squadra, non siamo proprio scesi in campo, io credo che forse siamo rimasti in quella giornata sul pullman, ci siamo spogliati, ma praticamente quella giornata è stata una bruttissima pagina, forse la più brutta, sicuramente la più brutta partita partendo dalla terza categoria fino a quest'anno a quella di seconda categoria, al campionato di seconda categoria, veramente bruttissima. I ragazzi se ne sono accorti, forse
un po' dovuto a uno spirito forse di superficialità, di gioventù, oppure calati nel campionato di seconda categoria. Io credo che ci sia stato un insieme di cose dove veramente abbiamo collezionato una bruttissima figura per la città e poi noi come squadra. E poi però abbiamo avuto la forza, la tranquillità mentale, la serenità mentale insieme al presidente Paolo Martino, insieme all'allenatore Michel Leonetti, a tutti i dirigenti che veramente ringrazio e saluto calorosamente. Sono come una famiglia nella quale quando le cose vanno bene o vanno male ci si siede, ci si sofferma un attimo, si fa mente locale, si rasserenano un pochettino gli animi e si cercano di individuare quelle situazioni o quegli input giusti da dare alla squadra, da dare a noi stessi per prima e da trasmettere ai ragazzi poi dopo. Ci siamo fatti una bella e lunga confessione e conversazione all'interno e al chiuso del nostro spogliatoio e quello che succede poi nel calcio, siamo ripartiti con una voglia, con una grinta, con una rabbia e stiamo rivedendo qualcosa che è anche superiore alla cavalcata che abbiamo fatto l'anno scorso in terza categoria. Io non so questo dove ci porterà, noi non siamo una squadra costruita per vincere e che abbiamo l'obbligo di vincere. Però abbiamo una freschezza, abbiamo una brillantezza, abbiamo una grinta, determinazione, una voglia espressa da un gruppo di 34 tesserati per l'USD Ortanova, che ricordo in questa trasmissione a voi per chi non lo sa, che esprime un'età media precisa e perfetta dell'anno 91 e quindi 21 anni di età. Io credo che nessuna squadra fino all'eccellenza o forse anche alla Serie D e tutto il resto non abbia una rosa in organico che esprima 21 anni di età per tutta per l'intera rosa, quindi piena zeppa di under, piena totalmente di ragazzi tutti di Ortanova, ma la nostra non è stata una scelta classista. Una città come Ortanova che può esprimere, perché oltre ai 34 ragazzi che abbiamo tesserati, solo uno di Foggia, Michele Bevilacco, un centrocampista che ormai avrà la cittadinanza onoraria perché fa parte di Ortanova. Mi dà Foggia ad onorem perché ormai fa parte della famiglia di Ortanova. È un carissimo ragazzo a cui voglio un mondo di bene e quindi dico tutti questi ragazzi di Ortanova, non per essere classisti, siccome ad Ortanova c'è un movimento calcistico che ha la sua storia negli anni, chi più di me e chi prima di me ha anche fatto meglio e ricorda gli anni dei tempi della promozione, delle prime categorie, ha espresso sempre giocatori di buon livello che sono arrivati insomma in società blasonate in giro per tutta l'Italia. Il settore giovanile della GT, del presidente Antonio Tortiarella, ha espresso un buon serbatoio di ragazzi. La maggior parte di loro provengono dal settore giovanile della GT. Poi chiaramente fanno parte di una società che ha ridato slancio, vitalità e ha riportato la fame di calcio che nutriva questa città. E quindi noi siamo soddisfatti di questo. Lo facciamo con grande spirito di sacrificio, con passione prima di tutto. Sono ragazzi che non percepiscono un centesimo, sono ragazzi che amano la maglia prima di tutto della propria città, rappresentano e portano l'immagine della propria città dappertutto e vanno elogiati. Noi siamo un po' come i loro papà, abbiamo questa passione, ci crediamo e li tuteliamo sotto tutti i punti di vista. A loro va il plauso e il ringraziamento, anche nella sconfitta, in certi casi loro ci fanno ricredere su alcune nostre situazioni o valutazioni o nostre affermazioni, ne discutiamo tutti quanti assieme, senza stare a vedere se tu stai a parlare con un ragazzo del 95 e tu che magari hai qualche anno in più potresti magari fare la voce grossa. Ragazzi non percepiscono nulla, la maggior parte di loro lavorano, ci sono i disoccupati naturalmente, ci sono ragazzi di loro che frequentano e vanno ancora a scuola, quindi una palestra di vita, il calcio e la nostra associazione sportiva, dove imparano quei valori che gli vengono trasmessi tramite le metodiche di allenamento, i consigli del presidente, di noi dirigenti, del mister, che gli serviranno man mano che cresceranno nella vita lavorativa e anche nella formazione futura delle loro famiglie. Noi crediamo
di dare questo buon esempio, di raccogliere, diciamo, questo entusiasmo, riversarlo dentro di loro e fare una specie di mission sociale, quindi una specie di socialità tale da poter far crescere questi nostri giovani all'interno di una struttura sportiva e di una città che li veda tranquilli, tutelati, di potersi esprimere, di poter recuperare quella parte di devianza minorile, perché molti di loro, magari non sapendo che cosa fare o un disoccupato di loro, non avendo passione per lo sport, non potendo magari, ecco, mettere tutte le potenzialità che hanno dentro di loro al servizio di una città, magari sarebbero persi o andrebbero a delinquere o in altre situazioni di luoghi di perdizione e tutto il resto. Non facciamo i puritani, non vogliamo essere nemmeno i raccoglitori, diciamo, ecco, di ragazzi che vengono da noi, per, certamente devono avere delle qualità calcistiche tali che possono stare all'interno di una squadra, ma prima di tutto devono essere ragazzi, ma devono formarsi e diventare uomini, perché questo è fondamentale. Poi hanno una grandissima capacità, perché io vedo i 94, i 95, i 93, tra di loro hanno cementato uno spirito di gruppo da far paura. L'anno scorso in alcune situazioni con delle partite di cartello potevo capire che c'era l'inesperienza, diciamo, ecco, sbarazzini, e non si capiva magari il tacchetto da parte dell'avversario oppure il essere intimiditi e tutto il resto. Oggi non hanno paura più di nulla, corrono, giocano, hanno entusiasmo, hanno voglia. Seguono le metodiche di allenamento del nostro mister Michel Leonetti e in campo danno tutto quello che hanno dentro, ma con un entusiasmo che a volte ti lascia veramente esterrefatto. A questo poi va aggiunto un'altra cosa, lo abbiamo visto e Luca ne è stato testimone domenica con il candele in casa, è ritornato l'entusiasmo ad Ortanova per il calcio. Noi abbiamo una media presenza nelle partite casalinghe di 400-500 persone, apoteosi sono state oltre 1000 persone l'anno scorso nella finale dei playoff di ritorno con il Castelluccio dei Sauri, oltre 1000 persone, un campo pieno di autovetture e una tribuna stracolma, e vedere l'anziano, la mezz'età, la donna, la ragazza, il ragazzo, il minore e tutto il resto, vedere, cioè, un insieme, una popolazione che si concentra e viene lì ad incitare questi ragazzi è semplicemente meraviglioso. Domenica è stata una festa entusiasmante di sport, al degno cospetto del pubblico della nostra città, ma anche di un degno avversario, perché il Candela che abbiamo affrontato domenica, con tutto il rispetto, domenica giocheremo con la prima in classifica, tutto il rispetto per la Vicarius, sicuramente squadra esperta, collaudata, che vorrà vincere e penso che vincerà sicuramente questo campionato di seconda categoria. Però noi abbiamo affrontato anche l'Atletico Stornara, squadra maschia, forte fisicamente, collaudata, esperta e che punta anche a vincere questo campionato. Ma per il gioco espresso e per le partite viste fino adesso, il Candela è una signora squadra. Gioca benissimo, gioca benissimo, sì, ma come diceva Luca e come vedremo poi dopo dalle immagini, se i primi 20 minuti fossero, cioè, ci saremmo trovati sul 3-0, non era gridare allo scandalo, perché siamo entrati in campo e loro non hanno capito più niente. Questi ragazzi sono terribili, hanno fatto 20 minuti alla grande, siamo andati subito in vantaggio, ci hanno annullato un gol regolarissimo. E lo vedremo poi dopo anche dalle regolarissimo immagini. E poi c'è stato l'episodio del penalty. Alla fine del primo tempo diciamo che abbiamo sofferto quei 20 minuti, perché quei 20 minuti forse il penalty fallito, il pareggio da parte del Candela ci ha messo un pochettino in apprensione. Siamo entrati negli spogliatoi, i giusti meccanismi, diciamo, ecco, le riprese mentali verso qualche elemento e tutto il resto, e siamo partiti più forti di prima, su un campo pesantissimo, e hanno corso fino al 90° minuto. Veramente entusiasmante la partita di domenica. Ripeto per l'ennesima volta, di fronte al miglior avversario che abbiamo affrontato fino adesso, per qualità tecniche ed agonistiche, come struttura di gioco proprio una squadra piena di qualità e di quantità.
Gentili telespettatori, restate sui nostri teleschermi perché vedremo quelle immagini della vittoria dell'Ortanova, ce le commenterà il nostro Luca Caporale che è andato a seguire la partita per la sua agenda di Reali City, ma anche per Figli di un Calcio Minore, le vedremo e le commenterà appunto Luca Caporale, una persona che comunque è stata lì allo stadio a vedere quello che l'Ortanova è stata capace di fare contro il Candela. Io mi soffermo con Savino sull'importanza di essere un giocatore dell'Ortanova, tu che sei di Ortanova. Sì, beh, essere un giocatore dell'Ortanova effettivamente ad oggi è qualcosa di fantastico, di meraviglioso. Vi parlo della mia esperienza personale. Sin da piccolo sognavo di giocare nell'Ortanova, adesso ci gioco e sono davvero quasi un sogno, ecco, potrei dire così, però effettivamente è realtà. E questa è la cosa bella, riportare il calcio dell'Ortanova sicuramente è stata una cosa che è servita per il paese, ma soprattutto per noi giovani, perché finalmente abbiamo trovato una società che ha fatto esprimere tutte le potenzialità del calcio giovanile, ecco, che a Ortanova sicuramente sono enormi. E poi giocare con tutta quella gente che ti sostiene, che è pronta comunque a incoraggiarti sempre e comunque, è sicuramente qualcosa di fantastico. Vestire la maglia della propria città ti dà comunque quel qualcosa in più quando scendi in campo? Sì, sì. L'abbiamo visto anche l'anno scorso comunque, no? Magari gli inizi, un campionato sicuramente difficile, terza categoria, comunque le squadre sono costruite per vincere, questo è vero, però sin dall'inizio comunque i tifosi, magari anche pochi, anche quei pochi tifosi, comunque ti davano la forza per dare qualcosina in più e sicuramente poi il merito è anche loro. Savino, io vorrei condividere con tutto il nostro pubblico, il pubblico di Figli di un Calcio Minore, i nostri telespettatori, quello che è il tuo sogno nel cassetto. Io so che tu hai, sì, un sogno, oltre che quello di giocare nell'Ortanova, il tuo sogno nel cassetto è quello? Sì, beh, vorrei un giorno poi essere, diciamo, un leader dell'Ortanova, magari diventarne anche il capitano, perché no? E portare questa Ortanova a lidi più lontani, diciamo in promozione, eccellenza, comunque campionati che comunque l'Ortanova merita, che Ortanova merita come paese. Abbiamo parlato, Luca, all'inizio della nostra trasmissione, quando si parlava del San Severo, del grande balzo che il San Severo ha fatto in questi anni, dalla seconda categoria addirittura fino all'eccellenza. Tu vedi una cosa che possa essere fattibile all'interno di questo progetto dell'Ortanova? Intanto ci vedo l'idea, c'è una strada tracciata, ci sono dei binari, c'è una volontà di poter fare. Io ricordo all'epoca, quando ne parlavo con il presidente del San Severo, Dino Marino, ricordo il progetto ambizioso, ricordo che avevano grandissima volontà di riportare il San Severo, che veniva da una salvezza in seconda categoria tramite i play-out, davvero incredibile, ad arrivare oggi all'eccellenza. Sicuramente c'era quell'idea. Io dico la verità, ho sentito dalle parole di Gerardo Gallo e di Savino, calciatore dell'Ortanova, questo entusiasmo, e l'ho potuto constatare anche domenica al campo sportivo. San Severo è una grossa piazza, Ortanova non è così grossa, ma è sicuramente ambiziosa ed è importante per blasone, per storia, perché ad Ortanova ci sono state diverse categorie, la promozione qualche anno fa, Gerardo ne era presidente, o nella storia dell'Ortanova tanti altri ricordi splendidi, con una città intera che la domenica traslocava al campo sportivo. Ti parlo degli anni 60, anni 70, da che ho potuto ovviamente notare dagli archivi storici, da quello che si ricorda e si tramanda di generazione in generazione. Quest'oggi l'entusiasmo sta tornando tramite questa società. Io devo essere sincero con il presidente Paolo Martino, quando me ne ha parlato era davvero, luccicavano i suoi occhi quando ne parlava con me, perché forse lui già vedeva quello che stava realizzando. Io devo essere franco, certamente credevo nelle sue potenzialità, nella volontà di poter fare, però ad Ortanova si parla tanto di voler fare, ma è difficile trovare le persone che si sbracciano le maniche, si sbracciano le maniche e si mettono a lavorare. Lui l'ha fatto, ha questo merito, assieme a questa società, a questa dirigenza, è riuscito a portare questa squadra in seconda categoria. Lo ha fatto sognando, perché è un ragazzo della terra e ha voluto tenerci. Lui mi faceva sempre l'esempio del giocatore che gioca per la propria maglia e per i valori sociali, cosa che all'epoca era davvero impensabile, forse per un giovane che non ha vissuto quelle cose. Lui ha giocato anche con quella maglia e quindi ha voluto insegnare a questi ragazzi cosa vuol dire il colore biancazzurro e cosa vuol dire questa maglia. Se c'è tanta gente al campo sportivo, se ce n'è stata durante la scorsa stagione e ce n'è anche adesso in una partita di cartello, ma pur di seconda categoria, va fatto un plauso enorme a questa società e va sicuramente elogiato questo cammino, perché
vuoi o non vuoi, secondo me adesso sta venendo fuori questo percorso. Questa sera sono ospiti con noi qui in studio perché forse può essere un caso scolastico per tutta la provincia. In tempo di crisi, quando si fanno grossi investimenti in categorie importanti, andare a vedere quello che sta accadendo a Ortanova può essere davvero un insegnamento. Qualcuno potrebbe trarne il giovamento e qualcuno potrebbe iniziare a metterci sopra il tracciato per capire perché si è arrivati a questo punto. Quindi loro adesso, tramite risultati ovviamente, stanno arrivando alla risonanza di questo successo e di questo progetto. Quindi io gli auguro di andare avanti così e di raggiungere questi obiettivi, soprattutto per il valore sociale di questo progetto, perché, come diceva bene Gerardo, le spese sono poche, sono relative a quelle necessarie per portare la squadra a giocare sui campi. Veri e propri rimborsi, insomma. Rimborsi, ma i ragazzi giocano gratis, cioè diciamo questo. Ed è un grande valore, giocano per la maglia, questo è importante. Quindi io auguro a loro di poter riuscire ad arrivare a questi lidi, a queste categorie, soprattutto per dimostrare che Ortanova merita quello che sta realizzando e soprattutto che il valore sociale di quest'opera va oltre i confini di una classifica. E sappiamo comunque che in tempi come questi di austerity economica, di forte austerity economica, un progetto come quello dell'Ortanova può essere d'esempio, come diceva appunto Luca, per tutte le altre realtà. Non si deve necessariamente andare a cercare il campioncino fuori dal proprio territorio, perché la Capitanata è piena di tanti talenti. Ortanova quest'oggi ne è un esempio, un valido esempio, perché naturalmente stiamo parlando di una squadra che si sta davvero dando da fare, mettendo in mostra nel campionato di seconda categoria, alla prima apparizione nel campionato di seconda categoria, dopo aver brillantemente, diciamo tra virgolette, anche vinto quella terza categoria che le ha permesso di arrivare adesso in seconda tramite il ripescaggio. Sì, appunto, dicevo quel tra virgolette, diceva proprio, intendeva proprio quel ripescaggio, ma comunque l'Ortanova dello scorso anno si è davvero ben divincolata tra le tante avversarie, sicuramente leggermente più blasonate, almeno per questi ultimi anni, perché comunque senza nulla togliere alla realtà di Ortanova, il Torre Maggiore qualche anno fa era in promozione e si è ritrovata in terza categoria, diciamo un po' anche per caso, un po' anche per dispetto e un po' anche per incuria delle amministrazioni. Entreremo anche nel discorso delle amministrazioni, perché sappiamo che purtroppo un po' dappertutto non ci sono delle grosse realtà amicali tra le società calcistiche e l'amministrazione. Non sappiamo il perché, perché non riusciamo a comprenderne il perché, perché comunque vediamo che ci sono dei progetti talmente validi, talmente interessanti, che non riusciamo a capire perché le amministrazioni talvolta siano cieche e sorde di fronte all'impegno che tantissime persone ci mettono e alla faccia che mettono nei confronti degli altri cittadini. Una città comunque come 18.000 abitanti, come per esempio ne Ortanova, è sicuramente davvero qualcosa di abbastanza importante. Dicevamo, la fame di calcio, quella fame di calcio che può essere ritornata ad Ortanova anche per colpa di quel paio d'anni che si è stati senza calcio? Sì, credo anche per quello, anche perché Ortanova, essendo molto vicina a piazze grandi come Cerignola e alla città capoluogo, Foggia, molti miei concittadini, specialmente in età più giovane, la domenica vivevano il Foggia in casa. È stata l'icona per tanti anni, nei momenti migliori e nei momenti anche più brutti. E non dimentichiamo, abbiamo avuto Zemallandi, abbiamo avuto la Serie A e tutto il resto, quindi tutta la movimentazione calcistica, anche una certa movimentazione economica e tutto il resto, faceva tutto e pieno riferimento a Foggia. Però noi sappiamo pure in tutti questi anni e fino ad oggi quello che ha attraversato e quello che è successo all'interno della nostra Capitanata, un po' dovuti a questa parola di cui ci riempiamo un po' tutti la bocca, la crisi e la recessione, la crisi e tutto il resto. Se parliamo in senso stretto solo del movimento calcistico e vogliamo parlare del settore dilettantistico, tutti credo abbiamo dato un esempio negativo, pensando forse che in una terza categoria, in una seconda, in una prima, in una promozione si potessero pagare e continuare a pagare per anni lauti e lauti stipendi, chiamateli come volete, rimborsi spese e tutto il resto, però cifre esorbitanti. Che dietro può vedere il mecenate di turno, può vedere l'imprenditore di turno, che può avere lo scopo, può essere innamorato della propria città, ma fino a un certo punto, però alla fine tu fai l'imprenditore e se stai prendendo questi soldi li stai buttando dalla finestra, a meno che non hai dei ritorni economici di sponsorizzazioni forti, ma in molti casi era solo per il desiderio che poi potesse portare qualcuno di questi magari
a una situazione di carriera politica o altre situazioni, ne abbiamo di casi eclatanti in questo senso, alla fine poi si sono rivelate come le scatole cinesi, una dentro l'altro come le matriosche scatole vuote. Questo poi ha ridimensionato tutto. E alla fine chi si è ritrovato con i giovani o con un progetto tipo il nostro, che io continuo a ribadire con fierezza, con fermezza e con orgoglio per la mia città che amo, Ortanova, è un progetto unico. 21 anni di media, lo ripeto, e tutti di Ortanova. Non c'è nessuno in provincia di Foggia, dalla terza categoria a salire fino all'eccellenza, ma credo anche alle serie B, che possa dire e vantarsi di questo. Qualcuno dirà, vantati tu, ma io credo che sia un esempio da perpetrare, perché anche l'anno scorso in terza categoria vedere gente innamorata della passione del calcio che ha calcato campi e categorie superiori e giocare in squadre collaudate, attrezzate, che puntavano a vincere il campionato, ancora a età superiore ai 40 anni, e prendere ancora soldi a discapito, a dispetto di un Savino in canna morte del 94, io non credo che porti da qualche parte, né la società stessa che segue e persegue quel progetto come immagine o come progetto lungimirante, perché non è un progetto che guarda al futuro, è un progetto che guarda all'immediatezza. Se vinci il campionato sei stato bravo, nel momento in cui perdi il campionato e c'è la passione che ti viene meno e c'è qualche imprenditore che se ne torna a casa e dici ci ho rimesso una barca di soldi, è finito il discorso. E nella provincia di Foggia qualcuno ne sa qualcosa proprio nell'ultimo anno. Allora ripartire e creare una situazione bellissima come la nostra, che deve vedere dirigenti come noi, modesti dirigenti, ma modeste persone, modesti cittadini della nostra città, che credono in questo, si animano, si mettono insieme, crescono e sposano questa idea. L'abbiamo proposta partendo dalla terza categoria, richiamando tutti i ragazzi cresciuti nel settore giovanile, dicevo, della GT, ma parecchi di loro provenienti dagli allievi, dalla Beretti e da altre situazioni, da città nobili e blasonate della Toscana o altre parti, che erano andati a giocare e magari con promesse facili, con facile illusione, poi sono ritornati nella propria terra, allora hanno acquisito una certa esperienza anche fuori da casa. Noi abbiamo fatto altro che proporre a loro questo progetto, e le posso dire sinceramente che 34 tesserati tutti di Ortanova, Ortanova potrebbe presentare veramente 5-6 squadre, perché ce ne sono tantissimi che giocano, tra Carapelli, Reali City, Ascoli Satriano, Cedigno, ce n'è una marea in giro, tutti bravissimi ragazzi, anche di qualche anno superiore e tutto il resto, che se uno volesse veramente dire questo è il nostro serbatoio, questa è la nostra esperienza umana per quanto riguarda il calcio, ci sarebbe da raccontare, da riempire veramente le enciclopedie, per dire la fame avuta per tanti anni e poi sparita completamente per un paio di anni. Noi non abbiamo fatto altro che credere e ripartire da questo tipo di progetto. Non c'erano altre potenzialità, non si poteva andare da tutti gli imprenditori e dire mettete 1.000 euro ciascuno, cacciate i soldi, oppure inventarci una scatola cinese grande, fare un'operazione di transitare, perché ormai associazioni dilettantistiche lo devi essere per forza, devi essere registrato al CONI nazionale. L'Agenzia delle Entrate entra dappertutto, la Guardia di Finanza entra anche in questi movimenti piccoli, dilettantistici. Non si può nascondere più niente. Non si può nascondere più nulla. Allora oggi questo è sano sport, questo è calcio sano e questo è un progetto che guarda al futuro. Perché alla fine, se anche ti viene meno la passione, ci hai rimesso l'impegno, il sacrificio della famiglia domenicale e tutto il resto, ci hai rimesso qualche soldino, se ne rimettono tanti per tante cose, ma almeno hai dato un insegnamento, un'educazione, hai dato dei valori ai giovani, hai insegnato che cosa vuol dire per nulla, ma per una maglia e per una città, scendere in campo e combattere per qualcosa. Io credo che sia un insegnamento che porteranno i ragazzi per tutta la vita, e noi dobbiamo ringraziare loro che hanno sposato questo progetto e che si sacrificano domenicalmente, che si sacrificano durante gli allenamenti settimanali e che seguono le direttive del nostro mister e il progetto dato da quel sano
pazzo irresponsabile che dico il mio carissimo amico e amato presidente Paolo Martino. Perché dico sano? Sano perché sano il progetto, è sana la visione ed è bellissima. Pazzo irresponsabile perché forse per qualcuno che non la vede così, io posso dire per forse chi è abituato a voler eccellere per forza, ad essere il primo della classe e tutto il resto, allora io dico tanti sani pazzi irresponsabili come Paolo Martino. E non guardiamo se un modello di questo dovesse essere perseguito nell'ambito della provincia di Foggia da qualche altra società, perché sono esempi che messi assieme possono essere veicolo trainante sotto l'aspetto sociale, sotto l'aspetto di immagine ed economico di una capitanata che deve essere risollevata partendo da tutti i settori, non solo quello politico, non solo quello imprenditoriale, quello sociale, quello partecipativo, quello ecclesiastico e tutto il resto, ma serve per far crescere un'intera capitanata. Intera capitanata che purtroppo vive grandissime e notevoli difficoltà in tutti i settori, come si dice appunto, e che può vedere comunque nello sport, nel calcio, un piccolo ritorno, quantomeno in senso di allegria, ma anche nel senso sociale, più sociale del termine, insomma, perché il calcio può essere un grande e un immenso valore, un immenso mezzo per dare dei valori grandissimi a ragazzi come Savino Ingannamorte, che vestono la propria maglia, la maglia della propria città, con grandissimo onore, con emozione, ne parlano addirittura con emozione, quindi, e siamo soltanto in seconda categoria, ma questo è davvero un dato davvero molto molto relativo. Ci stiamo avvicinando alla prima pausa pubblicitaria, gentili telespettatori, andiamo a leggere insieme allora quelle che sono le partite del campionato di promozione pugliese, giunto alla 10ª giornata, che vede ancora Ascoli Satriano e Carapelle nelle zone di vertice. Andiamo a leggere insieme i risultati. Carapelle Sporting Altamura 1-1, c'è la Marecelle di San Vito 1-2, Melfitta Castellana 1-0, Nuova Andria Rinascita Rutilianese 4-1, Nuova Lucera Vittoria Locorotondo 0-1, Puglia Sport Altamura Castellaneta 1-1, Sport Noci Ascoli Satriano 0-0, vittoria importante del Sud-Est Casa Massima 5-1 sul Gargano Marconi, poi 4-0 del Bitritto sul San Giovanni Rotondo, Real Albero Bello che ha riposato. In classifica sempre più in testa il Sud-Est di Casa Massima con 26 punti, Sport Noci e Sporting Altamura 19, Ascoli Satriano e Bitritto 17, Carapelle e Castellaneta 16, Melfitta 15 punti, Cellammare, Celle di San Vito e Puglia Sport Altamura 12, Nuova Lucera 11 punti, poi ci sono Gargano Marconi e Vittoria Locorotondo a 10 punti, Castellana, Real Albero Bello 9, San Giovanni Rotondo 8, Rutilianese a 7 punti e Nuova Andria che chiude la classifica con soli 4 punti. Torneremo sul campionato di promozione a vedere un po', a dare un piccolo giudizio su quello che è il campionato delle foggiane, ma prima andiamo un attimo in pubblicità ricordandovi che nella seconda parte di Fili di un Calcio Minore vedremo le immagini bellissime della vittoria dell'Ortanova sul Candela per 3-1, non mancate. Venite a visitare la nuova sede di Porta Portese in Viale Fortore 11, dove potete trovare prezzi concorrenziali su tante soluzioni d'arredamento. Cucine prestigiose della Papandrea, camerette della Valentini, camere da letto modello Musa. Porta Portese, nuova sede in Viale Fortore 11. Allora, non esitate, veniteci a trovare perché da noi troverete cucine a 900 euro, camere da letto 500 euro, camerette a 300 euro. Porta Portese, la qualità a prezzi irripetibili. Gentili telespettatori di Fili di un Calcio Minore, il calcio dilettantistico nelle vostre case, siamo entrati nella seconda parte, abbiamo già accantonato i campionati di campionato di eccellenza, adesso torniamo un po' sul campionato di promozione. Promozione si potrebbe partire dagli esploit di Carapelle a Ascoli Satriano, ma partiamo dal basso, la crisi del San Giovanni Rotondo. La crisi del San Giovanni Rotondo è una crisi che va comunque affrontata e risolta per quanto riguarda gli uomini garganici, perché quest'anno, ricordiamo, i regolamenti sono diversi e puntare sui play-out non è più possibile, quindi la posizione di classifica, seppur ad inizio stagione, perché ricordiamoci è lunghissimo il campionato di promozione, arriverà fino a fine maggio, addirittura inizio giugno, quindi evitare le ultime tre posizioni è l'obiettivo primario per quanto riguarda il San Giovanni Rotondo. Domenica arriverà al Massa di San Giovanni il Carapelle, che vuole riscattarsi dopo non aver vinto da un mese, seppur dopo aver affrontato formazioni di alta classifica. E la comunque, sosta? È la sosta di mezzo, quindi un mese è relativo, è giusto un'indicazione temporale.
Io credo che comunque San Giovanni debba risalire la china, così come lo debbano fare anche il Gargano, che era partito bene, poi si è perso nelle ultime settimane. La Nuova Lucera si sta ritrovando con i problemi societari comunque che attanagliano la squadra di mister Bendolicchio. Quindi credo che comunque sia le foggiane debbano darsi uno slancio, così come il Celle, e poi ci sono le soddisfazioni che arrivano, diciamo, dal Carapelle, dall'Ascoli Satriano, addirittura lì sopra, con una giornata di sosta che ha comunque osservato, anche se per quanto riguarda il campionato di promozione credo che il Sud-Est sia lanciato verso la vittoria del campionato. Ormai lo abbia già vinto, penso. No, questo no, assolutamente, però i 6 punti di vantaggio sono importanti, io ne parlavo proprio con il direttore sportivo qualche giorno fa, una bella organizzazione, loro hanno comunque dei problemi con la struttura, con il campo perché giocano fuori, ma giocano chi non ne ha? Chi non ne ha? Ci sono anche i baresi che hanno questi problemi, tanto che noi foggiani continuiamo a calcare questa situazione qui. Loro hanno avuto la possibilità di aggregarsi con le altre cittadine del Barese, quindi hanno creato questo progetto Sud-Est, e devo dire molto molto bello anche il discorso del terzo tempo. A fine gara mangiano i pasticcini con le altre squadre, proprio per tenere questo spirito e questa sportività che è importante, che ho notato anche ad Ortanova l'anno scorso con la dirigenza, che più volte rimarcava ai ragazzi anche lo spirito e il comportamento da tenere oltre al risultato. Anche con le squadre foggiane, Luca? Anche con le squadre foggiane, prima di tutto, perché comunque io comunque ho notato negli ultimi anni una grossa crescita comportamentale. Tant'è vero, per dirti, il Carapelle 2 anni fa è arrivato in finale dei playoff con la Coppa Disciplina in tasca. L'anno scorso secondo in classifica, quindi non è detto che per vincere devi essere cattivo o devi avere giornate di squalifica, cioè si può vincere tranquillamente giocando a pallone. Semplicemente giocando, quindi, a calcio. Assolutamente. Ti aspettavi San Giovanni Rotondo e Lucera, escono Carapelle da Ascoli Satriano, com'è la situazione dei gialloblu? E poi soprattutto sappiamo che il Carapelle, con ormai dato per certo l'arrivo di Quaresimale, dicevi 90% prima, al 90% abbondante, la situazione di queste due squadre, Carapelle può davvero puntare ad arrivare soprattutto magari non primo ma secondo e puntare alla promozione diretta? Ma io dico che Mariano Tarantino, come diceva per Paolo Gerardo, è un altro sano portatore di pazzia, perché lui ha una grandissima passione, vive per il Carapelle, è il magazziniere, è il presidente, è il trascinatore, fa di tutto, lui davvero cura questo campo, e poi con le altre due società in terza fa giocare tutti i ragazzi di Carapelle a pallone ormai, quindi è davvero un altro grandissimo appassionato di questo sport meraviglioso. E nonostante tutto io dico che lui sta comunque vivendo il sogno di aver portato per la prima volta nella storia il Carapelle in promozione. Poi c'è il problema del campo sportivo, c'è il problema legato alla politica, che spesso non riesce proprio ad approcciarsi con lo sport e con i valori sociali. Tant'è vero che lo stesso Tarantino più volte ha rimarcato nei confronti del sindaco Tarantino una scarsa attenzione. Non l'ha fatto anche in questi studi. L'ha fatto anche in questi studi, perché lui ci tiene tantissimo. Lui infatti ha capito comunque le problematiche che vivono le amministrazioni, ne sentiamo parlare tutti i giorni, perché anche la politica a grossi livelli forse si dimentica delle amministrazioni piccole. Forse il problema della politica è la politica stessa. È la politica stessa, tante volte, quella fatta male. Non è la politica in sé per sé, ma è fatta male. Però, tornando al discorso calcistico, ci vuole un po' di passione. Basta vedere il sindaco della propria città a tifare proprio la propria squadra. Poi gli altri problemi li si possono affrontare, perché una persona, se non vive i problemi quotidianamente di una società calcistica, di un'associazione, se non vive questi problemi, è difficile che riesca a percepirli. Quindi se diventa il primo tifoso della propria squadra, il resto viene in automatico, secondo me. I problemi si risolvono, anche quelli economici. Gerardo, prima di andare a vedere le immagini, il sindaco di Ortanova viene allo stadio a vedere le vostre partite? Sì, quando può, naturalmente con tutti i suoi impegni istituzionali e tutto il resto. La domenica per noi calcistica è diventato un ulteriore impegno di lavoro, sano, bellissimo, perché o in casa o fuori casa, o con il vento, con la pioggia, con il sole, insomma, ci dobbiamo muovere, ci dobbiamo organizzare settimanalmente per le trasferte. L'anno scorso la vedevo più presente, quest'anno da qualche partita non la vedo, ma sicuramente avrà i suoi impegni istituzionali, ma so che ci segue con attenzione, con affetto, con ammirevole attenzione. Io credo che, indipendentemente dal nostro sindaco, alle amministrazioni debba far piacere, debbano vedere con occhio buono quello che il movimento sportivo in una città può fare.
un movimento sportivo che è dato non solo dal calcio, nel caso nostro ad Ortanova abbiamo un'ottima pallavolo, abbiamo un ottimo basket, mi diceva prima Luca della nascita del calcio a 5, associazioni ciclistiche e tutto il resto, c'è una movimentazione forte per quanto riguarda l'ambito sportivo. Allora io dico, se ci sono delle difficoltà, perché le amministrazioni, non ci dobbiamo dimenticare, da ex amministratore, vivono dei tempi cupi, cupissimi, se i trasferimenti erariali per via di alcuni decreti si sono dimezzati, diminuiti di tantissimo, e quindi non puoi andare ad accendere mutui perché se no vado a incidere sulla tua capacità di bilancio, vai a toccare il patto di stabilità, tutta una serie di cose. Allora il bilancio comunale offre ben poco a livello di liquidità. Allora creiamo questa sinergia, l'area nostra che è molto vicina, 5-6 km uno dall'altro, e ci sono 36.000 abitanti, 13.000 e passa famiglie, e allora guardiamo più in grande, cerchiamo di metterci insieme le amministrazioni che già esistono con l'Unione dei 5 Reali Siti, l'Unione dei Reali Siti, mettere assieme tutta la movimentazione sportiva, sedersi tutto intorno al tavolo e vedere magari quello che può essere un sogno illusorio. Se non lo persegui, io dico sempre, io ho un motto, in certe cose ci devi credere, crederci sempre e arrenderti mai, poi ti puoi arrendere davanti all'evidenza, a delle difficoltà o degli ostacoli proprio oggettivi, che possono essere di natura burocratica, economici o d'altro, però chi non rischia di questa vita non può raccontare nulla. Allora anche in un progetto del genere, sedersi e cercare di creare una sinergia tra le amministrazioni e tutto ciò che è il movimento sportivo dei 5 Reali Siti può mettere su e far nascere una grande polisportiva che raggruppi tutti questi settori che fanno sport e creare assieme le carenze strutturali che hanno quest'area, come ce l'ha l'intera provincia di Foggia. Io che tutte le domeniche vado in trasferta e quindi vedo i cambi, ci sono cambi che non sono per nulla omologati, non possono essere omologati, panchine pericolose, muri quasi nel campo, non c'è un metro dalla linea del fallo laterale e tutto il resto. Eppure se tu parli con il presidente provinciale Imbriani, che l'anno scorso ne parlavamo spesso di questo, oppure a Bari, sanno di queste purtroppo manchevolezze, ma come si fanno? Cioè già sono poche le società ed è un problema iscriversi. Non ci sono soldi, diminuiscono anno per anno, quindi è più facile, diciamo, in certe situazioni essere ripescati, perché anche il girone nostro è stato difficile, diciamo, ecco, da raggruppare e da formare. Io so che in alcune zone della Puglia si è dovuti aspettare, riaprire i termini per poter completare i gironi. Se a questo ci aggiunge che abbiamo una carenza infrastrutturale spaventosa, allora perché non unirsi insieme e creare una cittadella dei Reali Siti dove tu possa avere tutto ciò che serve per far fare sano sport ai ragazzi, partendo dai più piccoli fino agli adulti, e quindi riesci a soddisfare con cambi di calcio il calcio, i settori giovanili dei 5 Reali Siti, il basket, la pallavolo, il ciclismo e tutto il resto. Sarebbe un'immagine bellissima e un progetto bellissimo da realizzare, che coinvolgerebbe tutte, non solo le amministrazioni, ma tutte le famiglie dei 5 Reali Siti, l'imprenditoria, l'associazionismo, l'artigianato e via discorrendo, per creare dei percorsi turistici e via dicendo. C'è un progetto veramente da studiare nei minimi dettagli e da metterlo in moto e creare quelle infrastrutture che un misto tra pubblico e privato riescono a mettere in campo queste azioni. Che cosa abbiamo poi da poterci vantare se non tendiamo e non riusciamo almeno a creare questo? Abbiamo le difficoltà guardando all'icona che era il Foggia prima, che già è un problema allo stadio, poterlo aprire perché non ci sono l'adeguatezza alle norme di sicurezza, è tutta una serie di problemi. Allora se guardiamo già a ciò che sta più in alto di noi, voi non avete idea che cosa c'è fino alle nelle nostre categorie, alla terza categoria ci sono dei campi veramente impraticabili per terreno di gioco, per carenza di struttura organizzativa, ma proprio strutturale, per assenza di un'ambulanza di pronto soccorso, di un defibrillatore, c'è tutto. Eppure si va in trasferta, si gioca in casa e tutto il resto. Noi quindi abbiamo una Croce Rossa fissa con 5-6 soccorritori tra autista e tutto il resto, e Luca ne è testimone. Ci costa soldi, ci costa un beneficio economico che noi diamo
volentieri, però se succede qualcosa allo stadio è facile poi puntare il dito contro qualcuno. Però se non ti metti tu, non si ha il coraggio di intervenire prima, è quasi come ci fosse un distacco, si aspetti solo che accada l'evento per poi poter dire era giusto fare così o non farlo. No, dico, preveniamo, mettiamoci assieme e vediamo che cosa poter fare. Quindi io faccio un plauso, se Carapelle oggi in promozione, guardo all'amico che prima si parlava, Mario Tarantino, altro sano pazzo, responsabile perché lui sa quello che fa, e dico vai avanti Mario e se hai bisogno di una mano, di un aiuto e tutto il resto, sediamoci intorno a un tavolo e ragioniamo e non guardare in maniera, diciamo, ecco così, tu stai in promozione, io sto in seconda categoria e tutto il resto. No, se a Mario Tarantino gli passa la passione è finito il calcio a Carapelle, o se a Paolo Martino gli passa la passione, magari ci sarà qualche altro sano pazzo che uscirà che oggi non conosciamo, magari, ben venga, può essere accolto tranquillamente all'interno della nostra famiglia. Però per il momento... famiglia è bella se cresce e cresce con i giusti valori, con un progetto da sposare, da coltivare e portare avanti. Cioè, queste sono le cose belle. Non bisogna guardare in gagnesco nessuno, non bisogna avere invidia dell'amico, della città, del vicinori e dire tu stai in prima categoria, quello sta in promozione e tutto il resto. Ma abbiamo un'area dei cinque Reali City, una società in promozione, due in prima categoria, mi sembra, Reali City e Ortona, giusto? Sì. Due in seconda categoria, noi e l'Atletico Orsani. Sono otto squadre in tutto tra promozione. Otto squadre. Poi abbiamo il settore Reali giovanile, i Reali City, il settore giovanile, GT Ortanova e tutto il resto. Ma sai, solo per il movimento calcistico. Non ti dico poi se mettiamo basket, pallavolo, pallacanestro, ciclismo, calcio a 5, si può creare di tutto. E io credo che il movimento sportivo sia la più grande risorsa. Oggi, in tempi di crisi, di vacche magre, di mancanza di soldi, tale che può essere anche un fiore all'occhiello per un politico attento. Attento non solo quando deve venire a cercare i voti e bussare alle varie associazioni, ma che sappia guardare allo sviluppo vero, sano della propria città. Anche grazie allo sport. Io devo un po' interrompere anche il signor Gerardo Gallo, perché andremo adesso a vedere, a commentare insieme a Luca Caporale le immagini della bellissima vittoria dell'Ortanova contro il Candela. Commenteremo brevemente perché siamo in un forte ritardo. Andiamo a vedere insieme appunto le immagini della vittoria dell'Ortanova sul Carapelle, commentate da Luca. Diciamo che la cosa positiva è stato aver sbloccato subito il risultato, e qui lo vediamo sulla punizione di Curci e il gol di Gervasio che ha portato subito in vantaggio l'Ortanova, che con Gervasio che arriva alla quarta rete in quattro gare, uno dei protagonisti e dei trascinatori della scorsa stagione con 20 gol addirittura, più o meno 20 gol nello scorso campionato. Poi l'Ortanova avrebbe addirittura siglato il 2-0 se l'arbitro non avesse annullato questa rete a Martino Curci, servito a sua volta da Gervasio con il portiere che non aveva bloccato il pallone. Curci, un altro ottimo elemento, aveva messo in rete ma gol annullato. Qui un bellissimo intervento di La Sorsa che ha compiuto l'autentico miracolo lasciando inviolata la porta degli ortesi. Rigore a favore dell'Ortanova con l'incursione di Dario Manzi, e qui Dario Porcelli che invece calcia fuori, purtroppo non è riuscito a raddoppiare l'Ortanova, e qua è andato di nuovo vicino al gol del 2-0 con Salvatore Gervasio, perché per poco non insaccava la doppietta personale. Svarione della difesa, e qui c'è il gol che l'Ortanova subisce con Guglielmo che mette in rete per il tocco che vale l'1-1 per il Candela. Candela che qui poi è riuscito a tirarsi su dopo un inizio difficile. L'Ortanova ha subito il contraccolpo del gol sbagliato, del rigore sbagliato, del gol annullato, e quindi il Candela è venuto fuori con la sua esperienza. Bene anche il lavoro di Michele Schiavone, il tecnico che ha messo in campo davvero una bella squadra, e in diverse occasioni è andato vicino al gol del vantaggio, ma l'Ortanova è riuscito a mantenersi sull'1-1. Qui c'è la punizione con il fallo, con l'arbitro che concede il calcio di punizione dal limite. Intanto siamo nella ripresa. Nella ripresa, sì. Porcelli che mette in rete il 2-1 con l'errore del portiere, che è stato forse ingannato dal campo scivoloso, dalla palla che gli è scappata, ed è finita in rete con il grande entusiasmo, il 2-1 dell'Ortanova. Candela che si è riportato in avanti con un'altra parata di La Sorsa, che è riuscito a mantenere il vantaggio. Qui c'è l'episodio importante per il secondo tempo con la doppia ammonizione ad Ozimo che esce fuori per l'espulsione, e
l'Ortanova quindi che rimane in superiorità numerica. Altra occasione importante per gli ortesi qui con il servizio di Gervasio che mette in rete, che però per l'ennesima volta l'arbitro annulla. Un episodio davvero incredibile, perché si sarebbe tranquillamente, sarebbe stato concesso il gol tranquillamente. Qui c'è l'espulsione con Guglielmi che esce fuori e quindi doppia ammonizione. L'Ortanova pareggia i conti per quanto riguarda la parità in campo, 10-10, e qui c'è il finale con un'ottima occasione che però viene sciupata da Curci, stanchissimo, infatti lascerà il campo subito dopo. Non c'è purtroppo la rete del 3-1 per un problema tecnico, siglata da Simone Cautillo, ottimo elemento dell'Unione Sportiva Ortanova, che ha poi festeggiato il risultato importante con ecco, tanta gente al campo Fanelli, che ha gioito per questo risultato che proietta i biancoazzurri in quinta posizione in classifica. Quindi davvero un grosso entusiasmo ad Ortanova in prossimità della sfida alla capolista domenica con la Vicarius. E intanto andiamo allora a vedere i risultati di prima e seconda categoria, partendo dalla prima categoria. Importante il pareggio della Nuova Daunia, perché si ferma dopo tante partite, dopo tanti risultati utili, anche lo 0-0 di Minervino, un risultato abbastanza utile però. Nuova Daunia che comunque resta in testa alla classifica. Apricena Reali City in questa nona giornata 1-0, Audace Barletta Unione Biscelli 2-4, Minervino Murge Nuova Daunia 0-0, Monte Sant'Angelo Alexina, così come Rocchetta Sant'Antonio Civilis Atletico di Manfredonia, sono state sospese e rinviate per nebbia. Raffaele Castriotta Ordona 6-0, San Severese Canosa 0-3, Sporting Daunia Real Bat 0-0. Vediamo insieme la classifica. Nuova Daunia 23 punti, Canosa 22, Real Bat 21, Unione Biscelli 18, Monte Sant'Angelo 17 punti, Minervino Murge 15, San Severese Alexina 11, Apricene Ordona 10 punti. A 9 punti troviamo lo Sporting Daunia e l'Audace Barletta, 7 Raffaele Castriotta insieme a Rocchetta Sant'Antonio, a 5 punti Reali City, a 1 punto il Civilis Atletico di Manfredonia. Brevissimo commento sulla situazione di Ordona e poi passiamo subito alla seconda categoria. Allora, è successo di tutto questa settimana, soprattutto in quella passata, con lo spogliatoio che si è rotto. A Manfredonia sono andati in soli 10 uomini, si sono presentati al Miramare in 10 uomini, primo tempo già 5-0 per il Castriotta, ormai partita compromessa ovviamente, e poi nella ripresa il sesto gol della squadra sipontina, che guarda caso aveva battuto anche la Reali City Stornella 6-0, quindi davvero maledetto questo campo per le squadre dei Reali City. Reali City. Però tranquillamente si è risolto tutto, perché il DS Domenico Lenzi assieme al mister Corcella e soprattutto all'ottimo Roberto Maffucci, protagonista in campo e fuori dal campo, uno davvero che ha sposato la causa della sua città natale, un giocatore importante che ha vestito le maglie del Foggia, del Cerignola, del Sant'Antonio Abate, della Regina, è riuscito a sanare questa rottura, quindi sembra che tutto sia tornato nella normalità e quindi da domenica contro il Minervino, contro la Sanseverese, si dovrà tornare a fare il risultato. Andiamo a vedere insieme i risultati del campionato di seconda categoria, anch'esso arrivato alla nona giornata, campionato di seconda categoria che vede impegnato l'Ortanova di cui abbiamo largamente parlato in questa trasmissione, Atletico Orsara, Atletico Stornara rinviata proprio per nebbia come per le altre partite di prima categoria, Caniano Varano Atletico Peschici 1-2, Schitella Santucci Sauri 1-1, Ortanova Maroso Candela 3-1, Real San Giovanni Real Torre Maggiore 0-0, Tre Torri Vicarius Apricina 0-3 e 3-0 del Troia sul Matinum. Andiamo a vedere la classifica che recita: Vicarius Apricena in testa nettamente con 25 punti, Atletico Peschici a sorpresa al secondo posto 19 punti, Real Torre Maggiore Maroso Candela 18, Ortanova 17, Atletico Stornara 16, Troia 16 punti, Tre Torri 13, Real San Giovanni 11 punti, 9 per il Sauri, Matinum 6, Caniano Varano 4, Schitella Santucci 3 e Atletico Orsara 2. Abbiamo largamente parlato dell'Ortanova, ci ritorneremo proprio in conclusione con qualche parola. L'Atletico Peschici una bellissima sorpresa al secondo posto con 19 punti, il campionato stratosferico del Vicarius non si ferma, chissà che non si fermi domenica, insomma, con la sfida contro di voi. Se poi ci porti male con questa affermazione ti vengo a ritrovare. Mercoledì prossimo. No, scherzavo. Vedi, il bello nostro, sai qual è? Non è l'episodio della sconfitta, la brutta pagina di Cagnano, abbiamo perso 4-1, ne siamo fieri, siamo usciti fuori da quella situazione, non meritavamo di presentarci come Ortanova in quella situazione, purtroppo siamo scesi in campo in quel modo e abbiamo perso 4-1. Non ci deve nemmeno entusiasmare
moltissimo le vittorie prestigiose a Stornara 1-0 oppure con il Maroso Candela in casa. Noi non siamo costruiti obbligatoriamente per vincere, noi siamo costruiti perché abbiamo sposato un progetto, perché amiamo la nostra città e perché dobbiamo dare un futuro a loro, ragazzi. Quindi chi è costruito per vincere deve vincere ed è giusto che faccia corsa a sé e tutto il resto. Poi il bello del calcio è che si parte dallo 0-0, ma che si vinca o che si perda non è un fatto che ci crea problema più di tanto. Certamente andremo con il dovuto rispetto, il degno rispetto che merita una squadra come la Vicarius Apricena, in cui alcuni so che militano Curzio e Ianzano, che l'anno scorso stavano a Torre Maggiore. Ianzano l'ho sentito in un'intervista dopo la partita con l'Ischitella, che vinsero in casa 6-0 la prima giornata, ha ricordato Ortanova, ha ricordato, diciamo, il nostro progetto, e anche se c'è stata quella sana rivalità, anche forte e accesa sportiva l'anno scorso, che ha visto prevalere il Real Torre Maggiore per un punto, comunque alla fine ci siamo ritrovati tutti e due in seconda categoria. C'è Ruggiero, un attaccante del 91 che ha giocato nelle giovanili del Foggia tra gli allievi fino alla Beretta insieme a Rubio, a mio figlio, che conosco personalmente, lo rivedrò con piacere, e so che hanno gente esperta come Catalano e altri, quindi una squadra, abbiamo visto anche dalle immagini televisive, con il Troia fisica, ben piazzata, maschia, esperta, cinica, ha tutte le qualità per fare corsa a sé e per vincere. C'è anche una situazione in seconda categoria che si vince, che è la seconda, che è staccata di 6 punti, se non sbaglio, se non ricordo male, Peschici, che viene da 6 vittorie consecutive, anche una bella sorpresa e novità, ma se si vede bene la classifica, fino a 14 punti ci sono 6 squadre in 5 punti. Quindi è una classifica che dal secondo posto a scendere è molto corta. E anche chi è rimasto attardato per una sconfitta in più nelle ultime giornate sta a 11, a 12, a 13, cioè è facile. Se vediamo il Castelluccio dei Sauri, che sta a 9 punti, a 8 punti se non sbaglio, potrebbe riagganciarsi, cioè è un campionato questo corto nella parte centrale della classifica. E noi parliamo di squadre, come dicevo prima, 19 punti il Peschici, poi abbiamo il Real Torre Maggiore, poi abbiamo il Maroso Candela, dico bene, abbiamo l'Atletico Stornare, ci siamo noi, c'è il Tre Torri, insomma è un campionato Ma la seconda è difficile da affrontare. Io mi ricordo di una seconda categoria di 4 anni fa, dove addirittura all'ultima giornata, con 3 punti di differenza, potevi salire dai play-out o i play-off. Capito proprio a Ortanova. Che andò a giocare lo spareggio, fortunatamente si salvò. Quindi davvero bisogna stare attenti. Io domenica ho visto il Candela e mi ha fatto un'ottima impressione. Sì. Diciamo, ecco, sotto l'aspetto della qualità e della quantità, è stata la migliore squadra che abbiamo affrontato fino adesso. Una squadra che gioca 1-2 tocchi, veloce, forte, fisica, ma una bella squadra. Un bel impianto di gioco, e ci è voluto veramente, abbiamo dovuto sudare le 7 camicie per vincere quella partita. Io devo fermare Gerardo Gallo perché ci stiamo avvicinando alla conclusione di questa trasmissione di quest'oggi, la quarta puntata di Figlio di un Calcio Minore, Amici Sportivi, con l'ausilio in regia di Michele Tiscia. Vado a chiamare le grafiche del campionato di terza categoria, così leggiamo insieme i risultati di terza categoria prima di ritornare a salutarci definitivamente per questa conclusione e parlare magari un po' di quello che anche andiamo a scoprire insieme, quello che è il sogno del segretario dell'USD Ortanova, Gerardo Gallo. Andiamo a vedere i risultati della terza giornata della terza categoria foggiana. Girone A, Foggia in cedi San Marco 0-0, Lesina Poggio Imperiale 3-0, Real Peschici Sporting San Nicandro 2-1, Polisportiva San Marco San Pietro 6-0, Squadra del Cuore Real Marvin 4-1, ha riposato la Viestese. In classifica vediamo che il Lesina è a punteggio pieno con 9 punti, San Marco 7, Viestese 6, Foggia in cedi e Polisportiva San Marco 4 punti, Real Peschici Poggio Imperiale, Squadra del Cuore Real Marvin 3, Sporting San Nicandro 1 punto, San Pietro 0. Vediamo insieme subito i risultati del girone B: Alberone Erdonia 2-3,
Atletico Bovino US Foggia 1-2, Atletico Carapelle Biccari 1-2, non si è giocata Elche di Liceto Sant'Agata, sempre per il famoso famoso problema della nebbia. E poi Virtus Castelluccio Carapellese 1-4, ha riposato il Real Biccari. In classifica l'US Foggia 9 punti, Real Biccari, Biccari Erdonia e Carapellese 6, Atletico Carapelle, Atletico Bovino, Elche di Liceto 3 punti, Alberona Sant'Agata e Virtus Castelluccio chiudono la classifica con 0 punti. Torneremo ampiamente con nei campionati di terza categoria, anche con l'ausilio di Luca Caporale, nelle prossime puntate, ma siamo in forte ritardo, quindi ci avviamo alla conclusione chiamando anche il ritorno del calcio a 5, il gioco del calcio a 5 dopo la sosta di 2 settimane per i mondiali, quindi non si è giocato per 2 settimane, una sosta di 3 in preparazione appunto alla prossima. La Fuente Foggia nel campionato di Serie A2 andrà a giocare sul difficile campo del Rapido Latina. Altri incontri di cartello: Augusta Futsal Potenza, Città di Palestrina Modugno, Cuschieti Loreto Portino e LC Poker X Martina Acireale, Napoli Futsal Santa Maria contro il Brillante, per questa che sarà la 6ª giornata del campionato di Serie A2 di calcio a 5, con la Fuente che dopo aver battuto la capolista Futsal Potenza comincia a macinare il gioco dovuto, e quindi facciamo davvero in bocca al lupo alla squadra di Michi Grassi perché possa andare a vincere anche sul difficilissimo campo del Rapido Latina. Siamo in conclusione, dicevamo, parliamo un po' anche di quella che è l'agenda dei Real City. Sicuramente tu avrai qualche appuntamento da ricordarci, Luca. Ormai è difficile includere tutti gli appuntamenti sportivi da fanno da padrone ormai, perché dicevamo 12 squadre tra le 8 di calcio, quella di calcio a 5, le 3 di pallavolo. Davvero difficile dare spazio a tutti, tante volte capita davvero di dedicare qualche riga in meno a qualche società, ma davvero vanno i miei complimenti un po' a tutti. Anche nel weekend è difficile seguire la pallavolo, il calcio. Domenica ho dovuto lasciare in fretta e in furia il Fanelli per andare a seguire le ragazze della pallavolo, quindi comunque invito tutti quanti gli amici a seguire sia l'agenda per essere aggiornati su tutti gli eventi, ma soprattutto le squadre, essere presenti negli impianti, perché davvero c'è un'infinità di partite da poter seguire. E facciamo i complimenti anche ad un nostro amico, all'amico della nostra trasmissione, Alfredo Ballatore, che è il presidente anche di questa squadra polisportiva, insomma, che guarda al calcio la Sporting 5, Ortanova in testa alla pallavolo, e quindi guarda a tantissime realtà sportive con grande interesse. Io intanto approfitto per ringraziare e salutare Savino Ingannamorte, calciatore dell'Ortanova. Grazie per essere stato qui con noi. Grazie. E per aver contribuito a questa trasmissione. Grazie a te. Prima di ringraziare, lo faremo alla fine perché voglio sapere qual è il sogno, in 2 brevissime parole, il sogno di Gerardo Gallo. Ringrazio Luca Caporale che starà con noi durante l'arco di questa stagione per commentare tutti i fatti dei Real City, ma come abbiamo visto anche delle altre realtà calcistiche di Capitanata. Grazie per essere stato qui con Grazie noi Luca. Grazie a te. E infine Gerardo Gallo, segretario dell'USD Ortanova, brevemente il sogno calcistico di Gerardo Gallo. Ma l'ho detto prima, vedere questa bellissima realtà locale nostra ad Ortanova, questi ragazzi crescere, affermarsi, educarsi con i veri valori dello sport e, diciamo, sognare, perché è un sogno adesso, forse in pochi ci credono, quello di vedere veramente una condivisione dei 5 Real City in un progetto molto più grande, una vera polisportiva dei 5 Real City, che metta nelle condizioni le amministrazioni con le proprie difficoltà di poter avere un supporto valido e avere una classe imprenditoriale che sia disposta ad investire nello sport, creando le infrastrutture. Dall'altra, eliminare quei lacciuoli, quei vincoli, quelle burocrazie, quei, diciamo, a volte quei barocchi che si usano in determinate situazioni, e guardare in senso lato ed aperto a ciò che veramente il movimento sportivo dell'area dei 5 Real City può dare come soddisfazione imprenditoriale, economica, sociale alla nostra amata terra, quindi all'intero complesso dei Real City. È un sogno, potrebbe essere un sogno pazzo, potrebbe essere un sogno vero, ma io credo che più di qualcuno ci stia pensando a questo, credo che quel Mario Tarandino stia guardando a questo, qualcuno penso che a Stornara guardi anche a questo. Non è facile mettere tutte queste sinergie assieme. Certamente sarebbe bellissimo vedere realizzato un sogno del genere, vedere nel giro di qualche anno delle strutture tali che siano il fiore all'occhello non solo dell'area dei 5 Real City, ma il fiore all'occhello di un'intera Capitanata che ha bisogno, diciamo, ecco, di un modello del genere per ripartire anche dal movimento sportivo in altri settori. Quello, diciamo, può essere il là, può essere la spinta.
E chissà che un giorno non si potrà dire, quella sera a Teledauna abbiamo detto e poi alla fine si è fatto. Io vado a ringraziare il segretario dell'OSL di Ortanova, Gerardo Gallo. Solo un breve saluto al mio presidente Paolo Martino, al mister Lionetti, al mister in seconda Zacheo, a tutti i dirigenti dell'OSL Ortanova e a tutta la rosa intera dell'USD Ortanova, qui degnamente rappresentata da Savino Ingannamorto. Che abbiamo già salutato, ringraziamo nuovamente. Grazie ai nostri tecnici, a Gianni Martino e Michele Tisce in regia, per la pazienza dimostrata in questa diretta di Figli di un Calcio Minore questa sera. Grazie anche a voi che siete stati pazienti e sui vostri divani avete guardato il calcio dilettantistico direttamente dagli schermi di Teledauna in nostra compagnia. A me non resta che ringraziarvi e dare appuntamento alla pagina sportiva del sabato, alla gara dell'US Foggia, della CD Foggia Calcio, pardon, della domenica e agli altri appuntamenti sportivi di Teledauna. Non mancate. Venite a visitare la nuova sede di Porta Portese in Viale Tortore 11, dove potete trovare prezzi concorrenziali su tante soluzioni di arredamento. Cucine prestigiose della Papandrea, camerette della Valentini, camere da letto modello Musa. Porta Portese, nuova sede in Viale Tortore 11. Allora, non esitate, veniteci a trovare perché da noi troverete cucine a 900 euro, camere da letto 500 euro, camerette a 300 euro. Porta Portese, la qualità a prezzi irripetibili.